come stai? Questo tuo ritorno qui su questo palco importante e soprattutto vicino a te c'è qualcuno di abbastanza importante anche lui, o ce lo vuoi presentare? Allora, prima di tutto sono felice di risalire su questo palco perché è un palco bello, un palco che dà energia. E ti posso dire una cosa, io mo sono tanti anni che vengo qui, c'è una costante che è rimasta intatta in tutti questi anni, l'entusiasmo dei ragazzi. Io ho visto sì, e poi devo dire che è pieno, che non era scontato quest'anno, quindi è un appuntamento tradizionale dove la gente si incontra, eccetera. Poi quest'anno ho avuto anche l'onore, in questa performance, di avere il grande Rico Ciacci, perché flirtando con il rock and roll, chitarrista mica da niente, ricordiamo. Appunto, anzi, chitarrista mica da niente, che poi ho saputo, non so se è vero Enrico, che tu dovevi, mi sembra pure Celentano, qualcuno, cioè, eri un po' corteggiato soprattutto negli anni 60. 59-60, quando noi abbiamo fatto conoscenza per la prima volta con Adriano, io e mio fratello. Lo ricordiamo per i pochissimi che non lo sanno, sei il fratello di Little Tony, di Antonio. Sì, esatto. E la prima cosa che catturò l'attenzione di Adriano non fu Tony, ma io. E infatti, sì. E infatti mi fece subito la proposta oscena di andare a suonare, di fare proprio parte fissa del gruppo suo. E chiaramente noi di Roma ci siamo fatti una risata proprio. Di milanesi. Sì, anche perché con tutto l'affetto che abbiamo per Adriano, io mi ricordo quando ci portò a casa sua, sto parlando che non era sto nome, era nel Lombardia, era famoso. Ci portò a casa sua, ci fece sentire il suo primo disco che era Tutti i frutti e re di Teddy, proprio canzoni di Little Richard, no? Come no? Con un inglese là sotto, sopra, cioè veramente, come d'altra parte, Prisi, Nancy, Nancoli, Nanciussol, è tutto inventato, però lì è una genialità, perché l'ha fatto di proposito. Invece lì proprio non sapendo l'inglese anciuciava, come dice. Questa è storia, come diciamo a Roma. E è quel punto che io, quando lui mi disse se volevo andare a suonare, dico a parte che io mio fratello non lo lascerò mai. Dico poi Adria, impara di inglese prima a me deve venire a suonare, perché insomma è un po' scarso. Diciamo che però a parte questo l'affetto e lo stima per un grande Adriano. Enrico, ti lasciamo perché siamo proprio sulla addirittura. No, però poi finisco, voglio farti dire a te, non posso non fare una domanda politica. Sono quasi 3 anni che non abbiamo un premier eletto. Quali le parole di speranza da dare a questi ragazzi e se la musica ancora ci riesce? Bella domanda. Apposta te la faccio. Beh, io credo una cosa, oggettivamente. Ho sentito miliardi di enunciazioni di speranza. Poi non si capisce quali contenuti ci sono dentro le enunciazioni. La sensazione che ho è che il dato oggettivo è che i ragazzi sono rassegnati, stanno emigrando dal nostro paese, c'è precarietà, non c'è mancanza di futuro, ci stanno rubando il futuro. Quindi se accade qualcosa di concreto, bene. Sennò la farà da padrona la rassegnazione, se non addirittura delle cose che sto vedendo anche nell'est europeo molto brutte. Per cui svegliamoci ragazzi, cerchiamo di rivendicare la propria dignità, non facciamoci rubare il futuro, recuperiamo anche il gusto della lotta, il gusto del sorriso, il gusto del sentire un bel concerto, ma anche il gusto della lotta, che è molto importante. Pace e amore a tutti.